i mariti, no? Che ovviamente non avevano, posso dire, una predisposizione, alcune volte una cattiva volontà, anche una preoccupazione, oltre che un fatto culturale, dove si ne manda sempre alle donne ovviamente la cucina, ma avendo in casa il coperchio, no, della Magic Cooker e vedendolo usare anche alla moglie, poi a un certo punto si sono cimentati, no? E devo dire che addirittura forse volte hanno sostituito quasi addirittura, si sono appropriati quindi del regno delle donne che è normalmente la cucina. E persone, quindi uomini che non sapevano neanche fare l'uovo, tanto per dire, appunto l'uovo fritto, però in ogni caso con i coperchi hanno cominciato ovviamente a sentirsi più tranquilli e ad avere la soddisfazione di scoprire sempre, ovviamente, le qualità di questi nostri sistemi di cottura. Quindi il diavolo prepara le pentole e il paradiso porta Magic Il Cooker. Magic Cooker ha fatto i coperchi, il diavolo se l'è scordato, ne ha fatto i Magic Cooker. Benissimo, noi la ringraziamo e la lasciamo a questa sua bellissima giornata di inaugurazione di questa bellissima sede qui di aprile. Siamo qui appunto perché siamo venuti dalla Sicilia appunto per dare quindi ovviamente anche avere la soddisfazione di questa inaugurazione per degli amici, dei colleghi e l'occasione ci ha fatto piacere. La ringraziamo e la lasciamo ai suoi Grazie. impegni. E abbiamo a questo punto Marco Ferrari, il presidente della Magic Cooker Italia. Signor Ferrari, la domanda che ci viene spontanea in questo momento, che c'è una crisi in giro, la voglia di entrare in un'iniziativa nuova da protagonista, come l'ha cambiata la giornata e come l'ha cambiata la vita? Allora, a me la vita è cambiata quando ho conosciuto questo coperchio, è vero, per me 5 anni fa c'era crisi, c'era un'enorme crisi. Ho conosciuto questo coperchio e in realtà all'inizio non credevo molto in questo prodotto, perché pensavo un coperchio non potrà cambiarmi la vita, invece me l'ha cambiata e me l'ha cambiata profondamente. La sta cambiando a tantissime persone, noi abbiamo 700 persone che lavorano con noi, sono soddisfatte. E funziona, il prodotto funziona, la gente lo compra perché alla fine porta vantaggi come salute, tempo e denaro. E sono tutte e tre cose molto molto importanti nella vita quotidiana delle persone. Ma quello che più conta, che è una idea geniale, quella di poter cucinare i propri prodotti tra i fornelli di casa, consumando meno gas, nello stesso tempo cucinando a basse temperature e salvaguardando quello che è l'aspetto nutrizionale dei cibi. Certo, non voglio prendermi il merito di questa idea perché in realtà l'idea è nata da un'idea di mio papà, molto attento alla salute e all'alimentazione. E questa cosa è dovuta a lui. Io, come vi ho detto prima, all'inizio non ci credevo molto, perché il prodotto, essendo un coperchio, spesso viene scambiato per quello che è e non per quello che fa. Quindi viene scambiato per un coperchio e in 200 anni di storia un coperchio ha fatto solo il coperchio, quindi serviva a velocizzare un attimino le cotture e a non schizzare i fornelli. Come si suol dire, neanche il diavolo ci pensava che fosse importante il coperchio alle pentole. È vero, è vero. E quindi che cosa è successo? Che il prodotto non si riusciva a vendere per quanto era un'idea eccezionale. Io mi sono reso conto che la problematica del prodotto era il fatto di essere poco credibile e che anche se l'avessimo detto alle persone, le persone non ci avrebbero creduto per il semplice fatto che non era mai esistita una cosa del genere e quindi era impossibile. Grazie al sistema della pubblicità a domicilio, quindi andare a casa delle persone, fargli vedere coi propri occhi e farle assaggiare le cose che noi prepariamo, questo prodotto è esploso. Quello che è importante soprattutto è il vostro approccio a far conoscere questo prodotto. Niente pubblicità, cartellonistiche, eccetera. Andate direttamente dalle casalinghe, da chi è sensibile alla cottura nella maniera migliore e fate provare di persona insieme a voi come si usa questo coperchio, come si usano le pentole della Magic Cooker. Certo, questa è quella cosa più importante. Noi, è vero che la pubblicità è l'anima del commercio, ma la pubblicità porta dei costi aggiuntivi al prodotto. Questi costi aggiuntivi li deve pagare poi il cliente. Quello che stiamo facendo in questo momento è andare direttamente a casa delle persone e risolviamo due problemi.
Il primo è quello della signora che fa mangiare più sano alla famiglia e cucina in meno tempo. Il secondo è quello del lavoro, che in questo momento ce n'è sempre di meno, e grazie alla pubblicità Magic Cooker dà la possibilità di lavorare a tantissime persone che hanno un po' di buona volontà. Benissimo, noi la lasciamo al suo impegno, perché inaugurare una nuova sede è indice di crescita per l'azienda, di successo per l'azienda, ma quello che più conta è avere un servizio sul territorio che i nostri amici di Teleobiettivo sanno di poter avere e su cui poter contare. In sovraimpressione comparirà il numero appunto da chiamare se qualcuno di voi vuole avere una bellissima serata tra i fornelli, divertendosi ma nello stesso tempo conoscendo questa nuova tecnologia. E abbiamo un altro protagonista di questa bellissima iniziativa qui ad Aprilia, che è la Magic Cooker, il signor Gianni Volpe, dove praticamente con la sua voglia ha convinto sua moglie a perseguire questa strada, soprattutto perché ci crede, è quello che conta in un imprenditore, aver capito l'idea vincente. Sì, la cosa più importante che voglio dire è semplicemente che quello che ci ha convinti proprio di più di questa nostra impresa, tra virgolette, è la città di Aprilia. La città di Aprilia, perché io sono arrivato qui 4 anni e mezzo fa e devo tutto a questa città. Mi sono trasferito ed ho trovato delle persone stupende e eccezionali. Mi hanno accolto veramente bene e proprio per questo abbiamo scelto Aprilia come inizio della nostra impresa, perché portare ad Aprilia un qualcosa che per gli apriliani è salutare, e oserei dire eccezionale nel mondo della cucina, e dove ci troviamo sempre di più a far conto con quelle che sono le alte temperature e con la croleina che ci danneggia e ci intossica. Beh, io penso che portare un progetto del genere ad Aprilia, dove noi ad Aprilia stiamo anche lavorando sul campo per selezionare tantissime persone, perché noi offriamo lavoro a tantissime persone, e farlo in questo senso secondo me è una delle cose più belle che si possa dare a questa città. Ci sono tanti giovani che non lavorano, tante mamme che hanno problemi con i bambini, e questo lavoro gli dà la possibilità di poter lavorare proprio nei momenti in cui le mamme hanno i bambini a scuola e possono aiutare i mariti monoredditi in questo stato di crisi che stiamo vivendo. E direi che ben vengano queste cose e queste persone che hanno tanta voglia di lavorare, perché io mi devo ricredere su una cosa che avevo sempre pensato, che eravamo noi maschietti a portare avanti il carro, ma in realtà non è così, perché le donne ho scoperto che sono veramente una realtà eccezionale, delle persone che piene che riescono a portare avanti con determinazione progetti e a raggiungere con successo i loro risultati prefissi. E comunque il successo è assicurato, perché Aprilia, si sa, gli apriliani sono molto curiosi nel provare le novità, e siamo convinti che veramente vi chiameranno in tanti per avere questa bellissima serata tra i fornelli, assaggiando questa novità tecnologica. Sì, sì, è proprio per questo, e noi in merito a questo, proprio per gli apriliani, stiamo organizzando dei corsi di cucina. Il primo corso partirà già il mese prossimo, e dove oggi ci saranno le prime iscrizioni. È un corso totalmente gratuito, dove noi possiamo far capire l'eccezionalità dei nostri coperchi. Benissimo, grazie e arrivederci. È bello poter scambiare il vissuto. Noi abbiamo la signora Enza, che è una delle responsabili del Magic Cooker di un'altra regione, la Sicilia. E a questo punto è chiaro che noi della provincia di Latina non possiamo non approfittare di questa occasione per chiedere alla signora Enza come si è avvicinata a questa iniziativa. Mi sono avvicinata per caso, quindi è stato, diciamo, un colpo di fortuna la mia, quella di conoscere un prodotto così valido, valido per le donne, per la cucina, per la nostra famiglia, per i nostri figli. Io me ne sono innamorata subito, ci ho creduto dal primo momento e ne ho fatto quasi una ragione di vita, anche perché tutte le signore che si permettono di accostarsi all'acquisto di questo prodotto alla fine mi danno ragione, perché vanno a scoprire tutta una realtà importantissima per quanto riguarda la sana ed equilibrata alimentazione. Ormai noi donne teniamo moltissimo alla linea, all'alimentazione dei nostri figli.
si parla tanto di obesità, di problemi diabete, anche infantile, ecco, tutte queste cose il nostro Magic Cooker li risolve in cucina, perché la nostra prima alimentazione, il nostro primo rapporto col cibo lo abbiamo appunto nella cucina della mamma, e quindi quella deve essere il nostro fiore all'occhiello, il nostro bellissimo metodo di cottura, che è appunto il Magic Cooker. La vediamo convinta, quindi vuol dire che oggi come oggi che si fa fatica a trovare lavoro, ma soprattutto che si fa fatica a trovare un lavoro che poi piace. Di fronte a una persona che sta svolgendo il proprio lavoro in maniera convinta e soprattutto con il piacere di farlo, non ci può fare altro che veramente fare felici su questo aspetto. Oggi la sua giornata come inizia? Allora, io ho un ufficio dove gestisco una struttura con 35 ragazze che mi affiancano, quindi noi settimanalmente abbiamo degli incontri dove appunto andiamo ad analizzare il lavoro di una settimana, gli incontri pubblicitari che abbiamo fatto, quindi la vendita, i vari problemi che incontriamo man mano che andiamo visitando, perché il nostro è comunque un lavoro che facciamo porta a porta, noi entriamo dentro la cucina, dentro l'anima di una famiglia che è appunto la cucina, e da questo nascono anche dei bellissimi rapporti, rapporti interpersonali che arricchiscono il nostro lavoro, perché non è un lavoro statico, non è un lavoro di scrivania, ma è un lavoro che ci porta appunto ad avere questo continuo contatto con la gente, quindi la mia giornata inizia così, con l'ufficio, e poi abbiamo degli affiancamenti, quindi io durante la settimana mi sposto, vado ad affiancare le ragazze che entrano, perché abbiamo gli affidi, abbiamo le nuove reclute, quindi abbiamo anche dei corsi di formazione, prepariamo i corsi di cucina, questi li facciamo periodicamente, quindi anche